tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, scusate per la mise, ma non riuscivo assolutamente a registrare con i capelli sciolti e poi se sentite un leggero rumore di sottofondo ho il ventilatore proprio qui perché sono in una soffitta praticamente, quindi in una mansarda, e quindi è veramente molto caldo, non riesco a fare altrimenti. Allora, oggi, come vedete dal titolo, faccio un video che non ho mai fatto, credo, che diciamo viene dall'unione di due necessità. La prima è il fatto che a luglio purtroppo ho letto pochissimo, quindi questo video sostituirà le letture di luglio. In più si è aggiunto il fatto che ho letto un libro che non mi è piaciuto purtroppo, perché avevo delle alte aspettative, pensavo fosse veramente una piccola chicca, invece non è stato così. È per questo quindi che ho deciso di parlarvi di questo libro facendo un tipo di video un po' diverso, ovvero un video in cui vi parlo di un libro che non mi è piaciuto affatto e vi analizzo perché non mi è piaciuto. Il libro in questione, lo stavo prendendo, è questo, The Eight You Give, che molti di voi mi hanno visto nominare spessissimo, l'ho nominato quando mi è stato regalato per Natale e via via quando parlavo di libri che non vedevo l'ora di leggere. È arrivato il suo momento e purtroppo non è stato all'altezza delle aspettative. Ci saranno degli spoiler, ve lo dico già da adesso, perché voglio raccontare un po' nel dettaglio che cosa non mi è piaciuto. Ovviamente mi devo riferire a degli avvenimenti, a delle, insomma, degli episodi in particolare che la scrittrice ha raccontato. Quindi se avete ancora intenzione di leggerlo, sicuramente questo video non fa per voi. Se invece non pensate di leggerlo o l'avete già letto e siete curiosi di sapere che cosa ne penso e perché non mi è piaciuto, allora possiamo andare avanti. Allora cominciamo. Mi sono fatta anche qui sul computer un elenco di punti che voglio affrontare. Allora io direi di cominciare prima di tutto dalla trama generale, così vi rendete conto di cosa si parla. Questo libro parla di Star, una ragazza, una giovane ragazza, non ricordo se ha tipo 16-17 anni, la quale vive in un quartiere nero di una cittadina che non ricordo molto bene, comunque in un quartiere nero negli Stati Uniti, nel senso un quartiere di quelli abitati prevalentemente da persone di colore, figlia di un uomo che una volta era un personaggio di spicco della criminalità del quartiere, ma che si è ritirato dal business per dedicarsi alla famiglia, e lei va a scuola. Frequenta una scuola di bianchi, nel senso frequenta una scuola di qualità in un'altra parte della città, ovviamente. Il libro inizia con lei che è ad una festa con degli amici, una festa nella quale si sente totalmente fuori luogo, insomma, perché non si sente né totalmente parte del mondo dei bianchi né totalmente parte del mondo dei neri, e quindi sente, insomma, sempre un po' spaesata. Va a questa festa, degenera, si sentono degli spari, fugge insieme ad un ragazzo, un suo grande amico per il quale ha avuto una cotta in passato, insomma comunque un amico d'infanzia che si chiama Khalil. Entrano nella macchina di lui e si allontanano dalla festa. La macchina viene fermata da un poliziotto bianco che dice di aver visto un fanalino rotto nell'auto. Lei è spaventatissima e comincia a seguire, a ricordare le regole che il padre le ha insegnato nei suoi rapporti, che deve seguire quando viene fermata da un poliziotto bianco, quindi mani in vista, rispondere sempre in maniera educata e calma, niente movimenti bruschi e così via, mentre lui, questo Khalil, si dimostra abbastanza scocciato di essere stato fermato senza un reale motivo. Viene fatto scendere dall'auto, il ragazzo si affaccia allo sportello, al finestrino, insomma, per chiedere all'amica, appunto a Star, se si sente, se sta bene, se va tutto bene. Il poliziotto si spaventa credendo, insomma, di vedere una pistola nella macchina e spara al ragazzo, ecco, a bruciapelo, il ragazzo muore davanti a questa, alla nostra protagonista. Quindi da qui ovviamente si scatenano una serie di eventi, perché un ragazzo ucciso così a sangue freddo, disarmato, perché poi si scopre che quello che pensava essere una pistola era in realtà una spazzola per capelli, da un poliziotto bianco che li aveva fermati senza nessun motivo, lei che si accuccia a terra per assistere l'amico e il poliziotto la tiene sotto tiro tutto il tempo con la pistola per paura che anche lei possa avere delle reazioni, insomma
una situazione molto molto delicata che ovviamente scatena l'opinione pubblica, sia di neri che dei bianchi, i giornalisti, le rivolte e così via. Quindi vediamo come lei affronta questo percorso, perché ovviamente si sa, in pochi lo sanno, comunque la polizia sa che lei è l'unica testimone dell'accaduto, vogliono indagare sul perché questo poliziotto abbia sparato a bruciapelo a un ragazzo e se è il caso di incriminare il poliziotto oppure no, quindi lei viene interrogata, ma allo stesso tempo insomma si vede come affronta questo dolore, questo episodio traumatico della sua vita, nella sua vita privata, a scuola, con il fidanzato e così via, insomma. Bene, questa è praticamente la trama. Come avete capito, la storia è veramente bella, nel senso che era affascinante il fatto che avesse voluto parlare di questo argomento, che è un argomento che soprattutto in America risulta essere insomma praticamente quotidiano, cioè il fatto che la polizia decida di intervenire in maniera drastica contro persone di colore che risultano essere totalmente disarmate e innocue. Poi si aggiunge il fatto che Khalil si scopre essere uno spacciatore e quindi chiaramente l'opinione pubblica si divide tra alla fine se l'è cercata e non importa se il ragazzo era un tipistello, non meritava comunque di morire. Quindi l'argomento è veramente interessante se fosse stato trattato nella maniera più giusta. Quindi niente, io direi di cominciare dalla cosa che mi ha infastidita più di tutti all'interno della trama, e sto parlando degli stereotipi. Che cosa intendo per stereotipi? Intendo il fatto che in particolare le persone di colore vengono descritte dall'autrice in maniera molto stereotipata, appunto come siamo abituati a pensarli, quindi ascoltano musica rap, ascoltano determinati cantanti che danno dei determinati messaggi nei testi della loro musica, fissati con il basket, fissati con le scarpe. Per esempio la protagonista ha una collezione di scarpe da ginnastica, cioè mi sono sembrate delle descrizioni un po' superficiali, o meglio un po' abbozzate, come se l'autrice in realtà volesse descrivere quello che tutti noi ci immaginiamo e non la realtà. E la seconda cosa che mi ha infastidito nel senso, è una cosa che non mi è piaciuta, che mi ha un po' confuso le idee, è stato il fatto che i personaggi sono molto abbozzati. Star vive in una famiglia composta da un tot di fratelli, ma il padre ha avuto una storia con un'altra donna, da lei ha avuto un figlio, ma questa donna ha anche dei figli con un altro uomo che tra parentesi si chiama King ed è il capo della malavita, insomma, del quartiere o comunque di una gang di criminali. Quindi è tutto un po' confuso, vengono sparati tanti nomi, africani e nomi americani, ma niente è chiaro fino in fondo, cioè io li ho trovati molto abbozzati. È chiaro che alla fine ci si raccapezza, quindi insomma alla fine ci si rende conto di chi è chi. Quindi questa è una cosa che ho trovato un po' fastidiosa, nel senso che nel momento in cui stai cercando di creare una rete di personaggi c'è bisogno che il lettore capisca a chi ti stai riferendo, come sono i personaggi, quali sono le loro caratteristiche, i loro comportamenti. Invece no, ecco, quelli principali hanno qualche informazione in più, gli altri sono lasciati molto così, un po' andare. Parliamo invece adesso delle amicizie. Allora, Star a scuola ha principalmente due amiche, una ragazza cinese ed una ragazza americana. Allora, la loro amicizia è molto, anche in questo caso, proprio da film dedicato alle teenager, nel senso che sono tre amiche, ma Haley, non mi ricordo, insomma una ragazza, una delle tre, quella americana, è un po' il capetto, le altre due le vanno dietro, insomma seguendo un po' tutto quello che dice lei, e poi alla fine viene infilato a forza il fatto che questa ragazza capetto sia razzista, perché ogni tanto le scappano delle battute razziste nei confronti dell'amica cinese e dell'amica e di stare appunto l'amica di colore. Quindi per esempio una volta l'amica cinese dopo Capodanno le chiese: ma avete mangiato il gatto? Perché insomma si dice che i cinesi cucinano anche i gatti. O un'altra volta fa una battuta a Star che non ricordo nemmeno perché non mi era sembrata assolutamente razzista, forse non l'ho capita, però
la protagonista se la prende molto. Insomma, fatto sta che questi piccolissimi episodi escono fuori dopo un po' nel libro, e queste due amiche, insomma, si ribellano all'amica razzista perché non si rende conto che le sue battute sono estremamente offensive. Non solo io penso che di episodi razzisti ce ne siano di molto peggiori, quindi magari l'amica, se voleva essere descritta come una persona razzista, poteva dire cose peggiori o fare più cose rispetto a due battute in croce. E in più una ragazza che esce tutti i giorni con un'amica, una ragazza di colore ed una ragazza cinese, è tutto fuorché razzista. Se fosse effettivamente razzista, si circonderebbe da amiche bianche americane. Quindi questa mi è sembrata un po' una forzatura. Oltretutto c'è da dire che la protagonista non dice mai, quasi per tutto il libro, a nessuno delle sue amiche o al suo ragazzo il fatto che lei era la testimone. Quindi lei sente i commenti delle persone che la circondano, che guardano la televisione e vedono il servizio di Khalil che è stato ucciso, quindi magari sente anche le sue amiche dire mamma mia era uno spacciatore, cioè si sente un servizio al telegiornale dove ti viene detto era uno spacciatore. Le amiche cominciano a dire era uno spacciatore, alla fine tanto sarebbe successo perché con la vita che fanno gli spacciatori alla fine la violenza viene sempre fuori, mi spiace che sia morto ma forse se l'era cercata, ma siamo sicuri che non avesse una pistola. Insomma, dubbi abbastanza, io li ho trovati abbastanza naturali, e lei se la prende a morte con questa cosa qui, quando gli andrebbe detto, cioè gli avrei voluto dire ma parla alle tue amiche, di loro che tu eri la testimone, di loro come è andata veramente, perché è inutile che tu ti arrabbi, ti stizzisci, non parli più a loro senza spiegare loro le motivazioni della tua rabbia. Non so se mi sono spiegata, era una cosa fastidiosissima. Infine, sempre per quanto riguarda i personaggi, vi avevo detto per l'appunto che lei ha un ragazzo. Ebbene sì, lei sta con un ragazzo di colore stupendo, bellissimo, bravissimo, gentilissimo. Insieme guardano tutte le puntate del Principe di Bel-Air, che amano a morte, insomma una serie che adorano, e niente, questo ragazzo per l'appunto è, come ho detto, bianco. Quindi lei ogni tanto si fa prendere da dei dubbi dopo la morte di Khalil, in cui dice no, io e te non dobbiamo stare insieme, ma non lo vedi, il colore della nostra pelle è diverso, noi non possiamo stare insieme, non vedi come ci guarda la gente, quando non è assolutamente vero, nessuno li guarda male, loro stanno bene insieme, si vogliono bene. Oltretutto è ambientato, per quello che ho capito io, nei tempi moderni, quindi non è assolutamente una cosa fuori dal comune vedere un ragazzo e una ragazza con la pelle di colore diverso stare insieme. E oltretutto questa sua riluttanza, questa sua paura improvvisa di confondersi con le persone bianche per l'appunto è totalmente infondata, nel senso che non è approfondita a sufficienza. Lei semplicemente in due o tre parti del libro salta fuori con questa frase, lui le dà qualche bacetto e lei ci ripensa e continuano a stare insieme. Quindi anche questo, cioè, io lo posso anche capire che una ragazza di colore che vive un'esperienza del genere, in cui si trova a parteggiare per la sua gente, per le ingiustizie che subisce la sua gente solo per il colore della pelle, possa dire basta, mi voglio distaccare dal mondo dei bianchi, anche dal mio ragazzo, perché forse sono io che sbaglio e devo sostenere il mio popolo. Non ci sarebbe niente di male, ma non è scritto nella maniera giusta. Ultimo personaggio di cui voglio parlare è il padre di lei, che come ho detto faceva parte una volta di una gang, insomma, criminale. Anche questo, un uomo che era a capo, insomma a capo, era un personaggio importante, poi anche questo non si capisce bene, è all'improvviso, insomma, decide di lasciare tutto, di fare una vita onesta, apre un negozio, una specie di alimentari nel quartiere, però continua ad avere voce in capitolo su tutto quello che succede nel quartiere, e anzi ha una grandissima influenza sulle gang che esistono al momento. In particolare ci sono due gang criminali che non si capisce mai da che parte stanno. Lottano l'una con l'altra, ma allo stesso tempo delle volte fanno delle cose insieme, e a volte sono cattivi, a volte sono buoni. È tutto abbastanza confuso, non si capisce che cosa fanno veramente, nel senso che non c'è un approfondimento riguardo alle loro attività, semplicemente c'è spaccio, fine, però una cosa molto molto generica. E in più il padre di lei alla fine del libro riesce a far riappacificare le due gang. Cosa? La criminalità organizzata non è così semplice, cioè bisogna leggere un libro come quelli di Isabella Allende per capire che la criminalità organizzata non è una cosa che uno può risolvere con due parole
belle, un bel sermone da parte di un uomo e tutto si risolve nella pace, nel senso che è praticamente impossibile eliminare la violenza all'interno di queste due fazioni, insomma, rivali, e soprattutto non basta per l'appunto un sermone di un uomo che dice: ma dobbiamo volerci bene, non dobbiamo lottare l'uno contro l'altro, siamo tutti uguali, facciamo la pace, perché poi questo effettivamente avvenga. Quindi questa, anche questa è stata una delusione, perché era una cosa bella anche capire la meccanica che sta dietro a queste cose. Infatti un'altra cosa che è abbozzatissima sono proprio le rivolte del quartiere, perché è normale che il quartiere nero a un certo punto scoppi, perché hanno paura tutti che non venga fatta giustizia e che il poliziotto che ha ucciso un ragazzo disarmato non verrà mai punito. È normale quindi che le persone si agitino, si arrabbino e vogliono dimostrare la propria rabbia, ma anche qui non c'è una crescita della rabbia all'interno del quartiere, non si vedono le persone come parlano tra di loro, le informazioni che si scambiano, come si organizzano, no, loro semplicemente, i protagonisti tornano a casa un giorno, a un certo punto sentono sparatorie, sentono lacrimogeni scoppiare e disordini, e allora stanno rinchiusi in casa, non si possono muovere, ma è tutto troppo improvvisato e soprattutto tutto troppo abbozzato, come dico sempre. Per quanto riguarda invece la polizia, anche qui idem, stesso discorso, è sempre la stessa cosa, tutto abbozzato. I poliziotti sono descritti, niente, praticamente non sono descritti. C'è il poliziotto, quello che ha ucciso appunto il ragazzo, che ovviamente in televisione, insomma, tenta di difendersi e dice anche di essere stato picchiato da alcuni suoi colleghi che per l'appunto lo accusano di essere un assassino. Ma dove esiste? In nessun luogo esiste più cameratismo di quanto ce n'è all'interno della polizia, quindi figuriamoci se i poliziotti lo avrebbero attaccato. Tutti i poliziotti si coalizzano, ecco, quindi figuriamoci se lui dice: la mia vita è rovinata perché anche i poliziotti mi danno contro. Questa cosa assolutamente l'ho trovata ridicola. Parliamo adesso di Khalil, il ragazzo che è stato ucciso per l'appunto. Le volete sapere la cosa più bella di tutte? Allora, secondo me era carino il fatto che si sapesse che lui era uno spacciatore, un ragazzo un po' così, un ragazzo a cui non bastava un lavoro in un negozietto, quei pochi soldi guadagnati perché aveva delle esigenze, aveva voglia di togliersi degli sfizi. E qual è il modo più semplice per farlo? Il modo più semplice è per l'appunto far parte di una gang criminale, o comunque cominciare, insomma, a fare dei piccoli crimini che gli rendono tanto, quindi comunque spacciava. La cosa interessante sarebbe stata che l'autrice appunto avesse evidenziato il fatto che, per quanto una persona possa aver sbagliato nella vita, questo non giustifica l'ucciderla a sangue freddo in una situazione dove non c'era nessun tipo di emergenza. Perché questo lo ritengo abbastanza importante, cioè è logico, per tutti è normale che sia ingiusto uccidere un innocente, ma quando questa persona non è così innocente, è giusto ucciderla? Questo era secondo me l'argomento su cui bisognava puntare. Invece no, alla fine cosa si scopre? Si scopre che Khalil stava spacciando soltanto per ripagare i debiti della madre. Cioè, alla fine era un angelo che voleva semplicemente salvare sua madre, un'anima peccatrice, e quindi stava spacciando, ma faceva qualcosa che lui non amava fare e lo faceva solo perché era obbligato, per fare in modo, insomma, che non ci fossero ritorsioni contro la sua povera mamma. L'ultima cosa, le ultime due cose, diciamo, che voglio dire sono il fatto che appunto la protagonista del libro viene chiamata ovviamente a dare la sua versione dei fatti due volte. La seconda volta è quella più importante, in cui appunto deve raccontare tutto quello che è successo, perché poi il giudice dovrà dare un verdetto su se incriminare o meno il poliziotto. Bene, la deposizione della protagonista è tagliata. Quindi c'è solo tipo le due battute iniziali e poi basta, dopo capitolo successivo già passata quella fase lì. E infine un'ultima cosa è il fatto che parte finale del libro, grande buonismo, tutti i personaggi trovano il loro lieto fine in una maniera molto forzata, situazione d'emergenza finale in cui vengono fatte battute assolutamente fuori luogo e da film appunto per teenager.
E poi in generale, insomma, il cattivo della situazione, che poi non è nemmeno così cattivo, comunque diciamo il criminale più criminale del quartiere, si riesce a trovare il modo per incriminarlo senza nessunissimo problema, in modo da toglierlo di torno alla fine per far vivere tutti felici e contenti di nuovo nel quartiere. Bene, io con questo concludo, io spero di avervi fatto capire più o meno quali sono stati tutte le cose, le piccole cose che non mi sono piaciute del libro. È una, chiaramente una recensione, tra virgolette, molto approfondita, perché ho toccato tanti punti, però a questo punto, che non avevo letto altri libri, ho deciso di concentrarmi di più su questo. Però alla fine è giusto, secondo voi, che un libro del genere venga definito dal The Guardian un miracolo editoriale? Cioè, sarà ricordato come un classico del nostro tempo, si dice abbia detto John Green, ma cioè no, sono altri quelli che devono diventare classici, o mi sbaglio? Fatemi sapere ovviamente se voi l'avete letto, nessuno si deve offendere per quello che ho detto, ovviamente queste sono le mie opinioni personali, e non escludo che il libro possa essere invece piaciuto a qualcuno, perché come ho detto la storia non è brutta, secondo me è soltanto lavorata male, ecco un po'. L'unica, una nota super positiva del libro è che ha un odore meraviglioso, cioè se l'odore fosse stato, cioè se il libro fosse stato tanto buono quanto l'odore, sarebbe stato un capolavoro. Niente ragazzi, fatemi sapere la vostra, come sempre vi ringrazio e alla prossima, ciao!